Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me, come sempre, dal grande pacca Marco Paccagnella. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, bentrovato buonasera, come sempre, bentrovato. Oh. Sempre super preciso, super attivo. Sì, stasera ho portato la giacchettina attaccata con la stanghettina, con quelli veri, perché fa freddo, fa quindi freddo, arrivare così sarebbe stato un po' troppo da figo. Deleterio, esatto, non ho più l'età esatto, e neanche esatto. Il fisico. Allora, stasera Driver parleremo di un argomento che a noi ci sta tanto a cuore. I giovani, perché Driver, noi, comunque, siamo giovani e vogliamo restare giovani, quindi parleremo appunto dei piloti under 25. Assolutamente. E lo faremo ripercorrendo la terza edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati, il Monzino, per capirci. Tutti i comuni mortali, il Monzino. È il Monzino, per esatto. Capirci, però questa era la dicitura e la nomenclatura della gara. Si è svolto lo scorso weekend, il 17 e il 18 di novembre, presso ovviamente l'autodromo di Monza, che tutti quanti tempio della conosciamo. Velocità. Il tempio della velocità, quindi un tutti onore quanti. Per tutti correre lì, perché vabbè, e deve essere anche tanto certo. Divertente, una pista veloce, molto veloce. Poi i nostri telespettatori capiranno anche perché stai ridendo. 96 erano gli equipaggi partenti che si sono dati battaglia lungo le quattro prove speciali, infatti erano due percorsi da ripetersi per due volte. La gara è stata vinta, lo sanno sicuramente i nostri certo, telespettatori, però lo diciamo per onor di cronaca, da Simone Miele e da Mario Cerruti sulla Citroen DS3 VR5. Lo menzioniamo anche perché Mario Cerruti è un amico di Driver. Assolutamente. Assolutamente è un onore e un piacere rimenzionarlo. Come dicevamo prima, tanti erano gli under 25, molti piloti alla partenza, addirittura erano 9. 9 piloti che hanno preso parte, appunto, e si sono dati battaglia. Uno di loro addirittura ha vinto la classe R5, un altro esatto. Amico di Driver. Andrea Mabellini, che correva navigato da Virginia Lenzi, è arrivato quarto assoluto, ha vinto la classifica della classe R5 e ha vinto anche la categoria Under 25, vincendo così la possibilità di partecipare al Monza di Monza, esatto, perché chi vinceva la categoria Under 25 percepire la possibilità di essere iscritto gratuitamente al Rally di Monza, esatto. E quindi lui ha avuto questa fortuna. In più ha vinto anche un set di pneumatici Pirelli, perché Pirelli era main sponsor della gara e quindi ha messo a disposizione le gomme. Quindi che tu dici, buttali via, che vengono sempre buoni. A Monza poi le gomme si consumano molto velocemente, quindi va bene averne quattro in più. Questa sera in studio con noi abbiamo tre giovanissimi piloti che hanno corso il Monzino e quindi Tre categorie diverse, tra l'altro tre categorie diverse. Abbiamo in realtà quattro piloti, in questo caso navigatore, poi presenterò anche te e faremo capire perché, esatto. Perché anche tu c'entri in questa gara. Con noi in studio, lui l'ha corso su Ford Fiesta R2T, navigato da Davide Bozzo, un altro nostro carissimo amico di Driver, e si è ritirato a 30 metri dal traguardo, tra l'altro. Penso che sia l'unico che si è ritirato così prossimo al traguardo. Forse penso mancavano 20 metri, sì. Mi diceva prima. La sfiga, ci ha assistito, purtroppo. Sono cose che capitano. Diamo il benvenuto con noi in studio a Matteo Brignoli. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ben arrivato a Driver. Questa sera ce l'ha fatta, nonostante il traffico, non gli si è fermata la macchina e sei riuscito a raggiungerci. L'ultimo, però ce l'ho fatta ad esserci. Ben arrivato. Grazie. Lui invece ha corso il Monzino su Skoda Fabia R5, navigato da Moira Lucca, 27esimo assoluto, 21esimo di classe R5. Ricordo che le R5 erano 30, quindi voglio dire, non era una passeggiata. Esatto. Riuscire a correre su una macchina del genere con noi in studio, è un piacere averlo con noi, Federico Crippa. Buonasera a tutti, ciao Marco. Ciao Federico, ciao, grazie. Buonasera Federico, ben arrivato. Grazie. Lui invece era il debutto assoluto come pilota, esatto. Ha già navigato perché ha già fatto qualche gara, in questo caso prima gara assoluta, subito il Monzino, giusto per, con la Mini Cooper S, navigato da Nicola Colombo, un altro amico di Driver che probabilmente salutiamo perché a breve arriverà a trovarci per presentarci in Ronde, esatto. Ci siamo, Città dei Mille, con noi in studio Alberto Scanzi. Buonasera. Ciao, buonasera. Grazie. Piacere, buonasera Alberto e ben arrivato. Insieme a loro c'era anche un giovanissimo pilota, ancora più giovane di loro, esatto. Un under 18. C'erano due under 18. Ce n'erano due. Un ragazzo piemontese e un altro. Un ragazzo di Como che... E infatti io volevo presentare quello, sto parlando di Gabriele Masciadri, che aveva un navigatore che probabilmente i nostri telespettatori conoscono. Sì, un certo Marco Paccagnella. Mi sono calato allora è stata una frase buttata là in una gara della Driver Car Cup, che se avesse fatto bene alla gara lì, io le avrei navigato. Non è andata bene, suo papà, visto che era rimasto male, ha detto la gara la fai ugualmente.
e io ormai avevo speso parole, quindi non potevo tirarmi indietro, e quindi ho, l'ho navigato molto volentieri, perché vabbè, certo, è stato un piacere poter trasferire le mie sensazioni, la mia esperienza a lui, che era proprio neofita, proprio zero, era mai prima assoluta, prima volta casco, numeri da parte, per cui una situazione psicofisica non indifferente. Chiaro. E tutto, ma ti dico, si è comportato ultra bene, è stato bravissimo, le prime due prove è andato fortissimo secondo il mio punto di vista, perché vabbè, eravamo terzi di classe, noi siamo partiti senza pensare di guardare i tempi, noi dovevamo guardare il miglioramento che del feeling con la macchina, perché normale, era quello che ci interessava, capire i tempi di frenata, gli appoggi e via dicendo. Poi purtroppo sulla terza un po' vuoi un po' l'agitazione, un po' l'inesperienza, su Ascari è scappata, come si suol dire, abbiamo fatto un murales nuovo. Avete lasciato un'impronta. Sì, sì, abbiamo lasciato un'impronta indelebile in quel di Monza, quindi siamo anche fortunati così. Okay. Poi i ragazzi dell'Elite Motorsport che ci fornivano la macchina hanno fatto un super lavoro, certo, perché c'erano parecchie braccetti piegati, hanno dovuto lavorare un po', però ci hanno detto la possibilità di poter rientrare, chiaro, nell'ultima prova. Tra l'altro, sfortuna vuole che si è rotta proprio nell'uscita dall'assistenza per entrare in prova l'idroguida, quindi si è trovato senza idroguida e quindi con un ulteriore deficit, e nelle curve a destra riusciva a farle tranquillamente, le curve a sinistra, per cui io mettevo una mano lì e gli davo una mano. Hai pilotato, sì, anche tu. Mezza prova l'ho fatta anch'io, dai. Per cui, però siamo arrivati in fondo, era l'obiettivo primario, arrivare in fondo, portare in fondo la macchina, siamo arrivati, e quindi questo è molto importante. Un ragazzo così giovane, credo che sia la vittoria primaria, arrivare in fondo, esatto, e riuscire, quindi, a portare a termine. Io sono soddisfattissimo del suo operato, è stato bravissimo. Perché, e per te tornare dall'altra parte com'è stato? Cagliamo mi dicevi, che, mi dicevi sì, che giravi le giravo note. Giravo anch'io le note per dirgli dai gira, però non funzionava, non era attaccato lo sterzo, non riuscivo a girare bene. Quindi meglio stare alla guida, insomma. Hanno ancora di più il mio rispetto chi sta su da parte, perché è veramente quello che diciamo sempre. È una mansione veramente importante, veramente difficile, che io che guido di solito non so come facciano a stare da una parte. Io sono quasi più pazzi di voi, sì, piloti, sì, secondo sì, me questo sì, io toglie lo dico quasi sempre. Sì, 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 sono più pazzi, credo che sì, sia, non sono finiti. Nel frattempo stiamo vedendo un po' di immagini che sono arrivate fresche. Ringraziamo Gianandrea Maconi, esatto, che ce le ha portate, quindi e ce le gustiamo tutte quante. Vabbè, questa è stata una bella esperienza. Sì, 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 assolutamente. Ci sarà sicuramente un proseguio. Adesso, vabbè, ormai la stagione è finita, per chiaro, cui così. Adesso rimanderemo poi tutto al 2019 a vedere cosa avrà intenzione di fare. L'obiettivo sarà sempre ancora fare gare circuit, perché essendo minorenne non può fare gare normali, cioè, certo, gare rally normali su strada, ma può solo partecipare a rally circuit. Ovviamente io gli ho detto che ci sarò sempre in veste di direttore sportivo e non più di navigatore. Troveremo una buona anima di un navigatore fuori dal muretto, che si prenda l'onere di portare e insegnare a lui tante piccole cose. Io starò fuori e da fuori cercherò di trasmettere le mie sensazioni. Certo. Ho detto che lo seguo e mi piacerebbe che un domani riuscissi a fare qualcosa di bello, anche perché, vabbè, secondo il mio punto di vista, e non solo il mio, il potenziale ce l'ha. Quindi se ci sta guardando, complimenti, perché comunque la gara è andata più che bene. Passo a Matteo, parto da te, Matteo. Certo. Appunto, diciamo prima, 30 metri forse meno dall'arrivo. Forse anche meno dall'arrivo. Un errore non tuo, ma un guasto alla macchina. Il problema della macchina che né noi equipaggio né il team poteva prevedere, è una cosa che è successa nelle corse, purtroppo capitano anche queste cose, che ci serva da lezione, da esperienza per andare avanti per un futuro più roseo, diciamo. Quanto girano i maroni per una prova del genere? Troppo. Quando diciamo sei praticamente arrivato, perché girano dopo al limitatore. Dopo il tempo che ci si mette per preparare le gare, per essere lì, e comunque l'impegno che ci metti per fare una buona gara e poi vedersela sfumare così addirittura d'arrivo, girano i maroni, però sì, che serva da lezione. Però io dico, ho visto oggi, mi ha mandato il filmato, il filmatino così, no?
La colpa è di Davide, perché ti ha detto fai come vuoi sul prima 200 in versione destra, fai come vuoi, e lui è giusto, ha detto vedi che colpa tua. Detto, colpa di Davide Bozzo, mai fidarsi, no? Allora, salutiamo Davide, assolutamente, un abbraccio a Davide. Mi dicevi prima, abbiamo fatto due parole, che però io, al di là di questo piccolo inghippo inconveniente, insomma, sì, inconveniente, la gara comunque è stata molto impegnativa, che hai fatto anche un po' di fatica. Sì, io essendo, avendo bene o male quasi sempre fatto gare su strada, cioè rally veri e propri, ritornare in pista dove comunque ti mancano tanti riferimenti, dove serve molta più tecnica, in una pista così veloce come quella di Monza, ho fatto molta fatica ad adeguarmi, e ancora alla fine non mi trovavo del tutto pronto per la pista che era Monza. Infatti sì, ho fatto parecchia fatica ad abituarmi, ancora adesso posso dire che mi trovo meglio sulla strada che sulla pista. Ma era la prima volta che correvi in pista? Non era la prima, avevo già avuto un'esperienza dove anche lì non era andata benissimo, mi ero Marco lo sa bene perché mi ha seguito, sì. Mi sono ribaltato dopo due prove al lontano Francia Corta del 2013 con una Renault Twingo, sempre della Rally Sport Evolution, e anche lì non era andata bene. Da lì ho sempre fatto gare su strada e ho deciso di tornare in pista. Si vede che la pista non fa per me, diciamo. Sei un rallista vero che deve correre sulle strade di montagna e non in pista. Questo potrebbe essere. Quindi vediamola così, vediamola dalla parte positiva. Esatto. Sempre il bicchiere mezzo pieno. Sempre il bicchiere mezzo pieno. E al di là di questo, al di là della fatica, comunque poi come si è sviluppata? Come sono andate le quattro prove? Diciamo che siamo sempre andati migliorando, cercando di portare modifiche alla macchina che mi consentivano a me di poter andare più forte, di poter avere prestazioni migliori, soprattutto della prima prova, perché sono uscito da una prima prova dove ho preso parecchi secondi dei primi di classe, e diciamo è stata un po' una sorpresa, perché io appena uscito dalla prova credevo di aver fatto anche un buon tempo, e aver preso così tanti secondi mi ha lasciato un attimo di stucco. Però nelle prove successive, grazie ai meccanici, al team e tutti, abbiamo fatto delle modifiche in gomme, in assetto, e anche cercando di modificare un po' la mia guida, che era forse un po' troppo aggressiva per la pista di Monza, siamo andati via via migliorando, e fino all'ultima prova, che purtroppo poteva essere anche un piccolo miglioramento secondo me per la guida che è stata, però ci ha abbandonato la macchina, diciamo, proprio negli ultimi metri di gara. Quindi come succede spesso, certo, quando cominci a prenderci gusto, esatto, invece a capire come ci volevano ancora 3-4 prove per arrivare a un buon livello, certo, però così e sono le corse. E poi c'è da dire che la Fiesta rispetto alla 208 è leggermente inferiore a livello di, non di motore, perché di allungo. Probabilmente e quindi soprattutto lì a Monza, dove ti serve tanto motore, tanta cosa, hai pagato mancava un po' forse più un pochettino qualcosa, però diciamo, Che comunque la macchina ne aveva molto, certo, di più di quello che ha fatto vedere domenica scorsa. Può dare molto di più. Okay. Era più il pilota della macchina che era. Umiltà innanzitutto, questa è la parola d'ordine. Molto positivo, è la parola d'ordine positivo, che non sempre c'è, quindi questo ti fa onore, assolutamente sì. Grazie. Il timer, come al solito, come quando si corre veloce, siamo già arrivati a zero, dobbiamo dare la linea alla regia. Abbiamo appena cominciato a parlare del Monzino, quindi restate con noi, fermi sul divano, cinture di sicurezza allacciate. Driver TV torna fra un minuto. Di nuovo in diretta con Driver TV, questa sera Driver è vicino ai giovani, parliamo di giovani piloti, gli under 25, ne abbiamo tre in studio con noi. Sette, perché noi non vogliamo doppio. Un po' la radice quadrata di fatti così. Però vabbè, sì, abbiamo esattamente cinque giovani piloti. A sette. Due. Che hanno corso il Monzino questo ultimo weekend. Abbiamo iniziato a parlare con Matteo. Adesso passiamo a Federico. Tu sei arrivato in fondo, quindi la gara finita, tra l'altro con un R5, quindi una macchina, insomma, una macchina un po' diversa, impegnativa. Come è andata? Raccontaci un po' quali sono state le tue sensazioni. Beh, per essere la prima volta aver guidato una Skoda R5 è un onore, tra parentesi, per me, perché comunque per la prima volta nel circuito di Monza, dove non avevo mai neanche guidato, aver preso una macchina nuova è
è tutta un'altra esperienza. Ho preso la mano per i primi giri di Shakedown, pian piano è sempre migliorato. La prima prova speciale è andata per la prima volta bene. La seconda e la terza, per un errore quasi di gomme, abbiamo un po' sbagliato, prendendo qualche birillo che davano penalità, giustamente. E poi per l'ultima si è riusciti a riprenderci un po' il tempo giusto. Beh, anche perché tu arrivavi dalla Fiesta R5, dalla giusto? Fiesta R5, quindi sì, hai sì. dovuto cambiare un po' di tutto. Un po', sì, poi sì, in sì. pista ci sono, diciamo, tecniche più lineari rispetto a un rally, quindi hai dovuto adattarti un po' più. Di più alla Skoda rispetto alla Fiesta. Sì, che infatti la Skoda è una macchina molto più prestante rispettivamente alla Fiesta, anche molto più semplice da guidare, certo. molto più agile. Infatti ho visto anch'io la differenza, come tanti mi avevano detto di provare la Skoda, e allora l'abbiamo provata. Così è, quindi sì, in effetti ha qualcosina in più, è un pochino più semplice da guidare, da utilizzare. Pensavo molto più complicato invece. Mi sono ritrovato. Sì, infatti tutti dicono che la Skoda è come la Clio Gruppo A, è un po' la nave scuola di tutti i piloti, delle macchine molto facili da guardare. Poi da essere facile a portarla al limite, diciamo, il passo è sempre molto lungo. Però è una macchina che a primo acchito sali e ti mette subito a tuo agio, quindi ti dà tante sensazioni positive, per cui ti mette tranquillo per poterla sfruttare pian piano sempre più. Eh beh, questo è importante, soprattutto magari per chi ha fatto poche gare. Esatto, perché poca esperienza, per cui si trova più facilitato a fare determinate regolazioni e determinate situazioni di guida. E anche per te, anche tu hai fatto molta fatica, o invece ti sei trovato molta fatica bene nella in pista? Per la pista ho fatto il Franciacorta come prima gara, quindi un po' la pista l'avevo già un po' capita con un navigatore pilota, però che non era proprio un giusto come navigatore per aiutarmi, non era al massimo, però siamo riusciti pian piano a riprenderci, a fare un po' di prove, un po' di cercare di aiutarci un po' nella guida e quindi migliorare, e poi siamo riusciti ad arrivare fino a Monza, quindi... Sono contento, l'importante era divertirci, ecco. Che è quello, arrivare in fondo, divertirsi. Sì, senza aver picchiato la macchina. Senza far danno, senza farsi male, quello che diciamo sempre, sono gli obiettivi primari, assolutamente sì. Quindi avevi già corso a Franciacorta anche tu una gara senza ribaltarti, tra l'altro. Per fortuna senza. Sono arrivato un po' lungo nel prato, però. Vabbè, quello è nel curriculum. Il discorso della pista è bello, tra virgolette, proprio per questo motivo, perché avendo tante vie di fuga, ti permette di anche sbagliare senza rischiare la macchina, perché se non è su una prova speciale arrivi lungo su una staccata scusate, rischi di andare a sbattere sul rail, sugli alberi, tutto. In pista hai la via di fuga, per cui ti permette di tranquillamente arrivare anche un po' fuori e rientrare tranquillamente senza danni. Che è quello che è successo un po' a te, Matteo, dicevi, quando appunto ti si sono praticamente rotti i freni. Esatto, che sono grazie al freno dritti, a mano, la protezione, ci siamo fermati contro le chiamo chicane artificiali, che sono delle gomme dei camion rivestite con una spugna, e ci siamo finiti contro, neanche il san freno a mano, diciamo, ci ha potuto salvare. Beh, lì però sei stato bravo, anche perché appunto sì, la prontezza diciamo che abbiamo limitato i danni evitando il rail in parte alla pista, che avrebbe fatto molti più danni delle gomme dei camion rivestite. Chiaro, quindi come diceva appunto il Pacca, in pista bene o male è un pochino più semplice, mettiamola così. Forse così è. Prima gara in assoluto da pilota, quindi esordio assoluto, prima lo dicevamo, come è andato questo Monzino, questa prima tua esperienza alla guida? Ma direi che è andato anche meglio del previsto, cioè non mi aspettavo di arrivare in fondo senza grossi danni. Senza grossi danni. Sei pessimista così, dai. Solitamente tu dici, l'obiettivo è arrivare in fondo con la macchina senza un graffio. Insomma, no, lui è senza grossi danni, tipo autoscontri. Però è andato bene, non ho fatto grossi errori. Ma poi la prima prova l'ho fatta pilotare il mio Naviga, ho fatto un po' cambio. Nicola, che ringrazio molto, che mi ha aiutato a seguire un pochettino le traiettorie, perché non avevo la minima idea di come portare la macchina in pista, soprattutto. Certo. Dopo le altre tre prove sono andate piuttosto bene. Hai migliorato il tuo feeling con la macchina. Esatto, sì, ho abbassato leggermente i tempi. È la cosa primaria, nel senso anche l'obiettivo che avevo io con il mio pilota, il mio pilotino, di man mano di migliorare
il feeling, chiaro, ma migliorare la sensazione, così, certo, e quindi abbassare i propri tempi, quindi fare gara con se stesso. Alla fine, appunto, penso che sia quella la sfida: migliorare, esatto, te stesso di prova in prova. Non, infatti, devi guardare la classifica, non devi guardare i primi, perché non, esatto, c'entra niente. Non c'entra niente, anche perché hanno più esperienza, hanno più capacità, ma non capacità perché così, perché conoscono meglio la macchina e hanno più esperienza, più chilometri sulle spalle. E quindi l'importante è far strada, stare in macchina e capire come si comporta la macchina. No, esatto. Perché alla fine della prima prova in cui ho guidato, ho visto sul tabellone 10 minuti e 17 secondi, e tutti gli altri giravano sui 30, 40. Cavolo, cioè, posso iscrivermi a VRC? Dopo ho scoperto che è stato sbagliato, erano 11 minuti. Quindi c'era un piccolo errore. Tutto torna. Tutto torna, adesso sì, ok, mi ritorna. Capita anche che i cronometristi ogni tanto sbagliano a scrivere, dai. Beh, tu qualche gara come navigatore l'avevi già fatta, come ti sei trovato alla guida? E dopo la prima gara alla guida, se dovessi scegliere domani di fare una gara alla guida o in parte a navigare? È una scelta difficile, però penso che punterei al volante. Sì. Purtroppo è una malattia comune, nel senso che tutti quando salgono in macchina, magari inizialmente provano a fare il navigatore, perché è una mansione un po' meno complicata che guidare, ovviamente. Chiaramente. Però poi quando provi a avere le redini dei cavalli che hai sotto il cofano, non li molli più, diventa una cosa veramente piacevole e dici no, se io devo fare una gara la faccio come pilota. Vediamo adesso come andrà avanti, però l'intenzione c'è magari fare qualche garetta con una macchina non troppo complicata, se possibile. Giustamente, bisogna fare un passo per volta, ovviamente non si può salire dalla macchina entry level alla WRC, nel senso, ci vuole, esatto, il suo tempo di adattamento e di. E mi dicevate tutti e tre che la passione per tutti e tre arriva dal papà, quindi sì, così, esatto, è. Prima voi andavate a vedere i papà che correvano, adesso viceversa sono loro adesso che vengono a correre voi. Loro. E mi hanno detto, è una ruota. E tra l'altro sono tutti giovani, perché ha 52, 53 anni, quindi sono giovanissimi. Ho detto, l'unico che corre ancora è il pacca, e loro hanno detto, perché ha un figlio ancora troppo piccolo. Pensa che mio figlio, eravamo giovani, mi fa, papà ricorda che tra 5 anni tocca a me. Tocca a me, tu giù a guardare. Ti ha messo in guardia. Siamo a posto. Quindi probabilmente ti toccherà. Infatti, esatto. Quindi... Allora, qualche gara l'avete già fatta, quindi le domande, giusto per farvi conoscere un po' meglio i nostri telespettatori, quante gare avete fatto e un ricordo della prima gara, com'è andata, e ricordo che avete, insomma, dell'esordio assoluto. Certo. Allora, io all'incirca ho fatto una decina di gare, di preciso mi pare che siano 9. L'esordio, come dicevamo prima, non è uno dei miei ricordi più felici, perché mi sono ribaltato a Franciacorta alla seconda prova, tra l'altro, quindi proprio neanche il tempo di prendere in mano la macchina. Diciamo, forse un po' errori miei, logicamente, forse un po' la foga del principiante, la voglia di voler far vedere qualcosa, ma non era l'impostazione giusta alla gara, logicamente. E diciamo il ricordo più bello fino adesso lo porto a 2 anni dopo di quella gara di Franciacorta, dove sono riuscito a rimettere il sedere su una macchina alla ronde di casa, che si svolgerà tra l'altro tra poco, la ronde di Selvino, dove ho portato in gara una Peugeot 208 R2 seguita sempre dalla Rally Sport Evolution, e lì diciamo che mi sono divertito, perché ho impostato la gara con l'unico obiettivo di divertirmi e portarla in fondo, che diciamo non ho guardato né tempi né classifiche fino al giorno dopo la gara, e ci siamo divertiti sia io che il mio navigatore che mi ha seguito, ho preso una persona un pochettino più esperta di quella che avevo all'inizio a Franciacorta, e ci siamo divertiti alla grande, abbiamo portato a casa anche un buon risultato per il numero di classi, visto che la R2B è sempre super numerosa di giovani e super agguerriti, arrivare sempre bene o male oltre la metà classifica sono soddisfazioni per un pilota come me, che lo fa così a tempo perso, diciamo, come hobby, fa 2-3 gare all'anno quando riesce a farne tante, sono soddisfazioni. Assolutamente, tra l'altro è quello che dici sempre tu, certo, quando sei più sereni, tranquilli, non pensi troppo al tempo. Bravissimo. Non sei nervoso, si alla fine va via tutto liscio, esatto, e diventa più semplice. Se hai la pressione di voler fare il tempo, vorrei fare, è la volta che guidi male tutto. Se invece uno riesce a stare tranquillo e dire boh, devo divertirmi, mi diverto, guidi forte. E arrivano anche i tempi, esattamente, riesce a fare anche la differenza. Sì. Stessa domanda per te, Federico, quindi la prima gara, quante ne hai fatte e qual è il ricordo più bello di queste prime gare?
Beh, in totale ho fatto 4 gare, sono poche rispettivamente a Matteo, però la mia prima gara è stata a Francia Corta nel 2017 come primo esordio con la Peugeot 208 R2 e devo dire che come prima gara non è stata male, sono riuscito a portarla al termine in qualche modo prendendo qualche gomma e qualche dritto, però mi sono divertito sicuramente, prendendola un po' come primo esordio, quindi con calma, capendo la macchina, certo, le traiettorie, non avendo capito bene, ho fatto qualche errore, però... Capita come, ci sta, come tutti. L'esperienza costa cara, quindi bisogna fare tanti chilometri per avere la possibilità di capire come la macchina si comporta e poterla portare al meglio. Sì. Poi la seconda gara, poi il Prealpi sempre con R2, poi sono salito di categoria in uno scalino un po' troppo alto, ho provato l'R5, poi da lì è difficile scendere da, da un 4 indietro, al 2. Tornare è quasi impossibile. Quasi impossibile. Abbiamo sempre alzato il livello della posta in gioco, però per fortuna la macchina è sempre arrivata in fondo, ci siamo sempre divertiti, evitando di guardare il tempo, quindi cercando di divertirsi prima o poi, se si riesce a migliorare nel nostro piccolo è sempre ben accetto, se invece si peggiora non è proprio un bel risultato. Però poi si può valutare il peggioramento da cosa è stato causato, sì. Allora ti serve per crescere e dire crescere. Ah sì, ho sbagliato lì perché ho fatto questo. Errore, sì. Allora posso andare a reagire per ottimizzarlo poi. Sì, infatti. Però devo dire che non è male come gare piano, nel mio piccolo di esperienza qualcosa ci sto capendo anch'io. E il ricordo più bello, cioè quello che ti ricordi con più piacere, un episodio particolare in queste gare? Beh, sicuramente il pubblico sulle speciali è una cosa che non sempre si riesce a vivere, chi lo vede dall'esterno, però chi vive per esempio la notturna di Selvino, che vedi tutti i fuochi quando arrivi, una cosa... E tanta roba. Come dicono i giovani, visto che anche noi, infatti dobbiamo vestirci da giovani, sì, cappellino, e detto, vabbè, stasera non siamo preparati, non siamo sul pezzo. Quindi il pubblico e l'adrenalina che ti dà comunque la persona, la gente che ti segue, che viene a vedere rally, quello è il ricordo più bello fino ad oggi. Sì. Allora, il timer come al solito, anche io lotto contro il tempo, quindi faccio parlare Alberto dopo la seconda pausa pubblicitaria. Fermi, Alberto, preparati, la domanda è la stessa, quindi sei già preparato. Fermi sul divano, cinture di sicurezza allacciate, Driver TV torna fra un minuto. Di nuovo in diretta con Driver TV, terzo e ultimo blocco, vado velocissimo per guadagnare più tempo possibile. E la stessa domanda la facciamo ad Alberto, anche per te, quindi quante gare hai fatto fino ad oggi, se ti ricordi la prima e il ricordo più bello che hai fino ad oggi, insomma, di queste gare già fatte. Al momento dovrei essere a 7 gare navigate, di cui una con cui è più una pilotata. Un esordio sul Super 1600 al Prealpi, quindi subito esordione. Che tra l'altro hai sempre corso con tuo papà, giusto? Sì, tranne una gara, l'ultimo Sebino di quest'anno. Mm-hmm. E il mio ricordo più emozionante riguarda proprio quel rally con Giuseppe Fronge, un pilota sardo, non so da dove sia comparso. Mi è stato chiesto un giorno: c'è un pilota che cerca un navigatore? Beh, non ho niente da fare, a posto. Eccomi. E quell'ultima prova c'era un sinistra 5 molto lungo, però era bagnato, sporco, sconnesso tutto quello che c'era. E questa macchina inizia ad allargare verso il muro. Ho detto, non la tengo più, come non la tengo più? E il muro che continuava ad avvicinarsi. A un certo punto è partito tutto all'improvviso, siamo arrivati a un soffio dal muro praticamente, dal mio lato poi. Sempre. Sì. Sempre l'altro navigatore, ho confermato la... sì. Io ho visto il muro in faccia, diciamo, però l'abbiamo portata fuori, finita la gara, però mi è rimasto impresso quel muro. Hai visto bene? Te lo sei rivisto un po' di volte. Sì, mi sogno ancora le rocce che si avvicinano. I quadrellini. Immagino. Quindi 8 gare, hai già fatto 8 gare, quindi avete tutte e tre iniziato prestissimo praticamente, perché alla fine comunque avete 18. Primo possibile, subito, appena pronti via si parte.
pronti via. E da adesso invece parliamo del futuro, esatto. Tutti giovani, esatto. Parliamo di quello che ci aspetta. Entro la fine dell'anno ci sarà qualche altra gara in programma? Stiamo lavorando insieme agli amici sempre della Rally Sport Evolution di cercare di fare un grosso salto di qualità per la Round di casa di Selvino, visto che in quest'ultimo anno abbiamo lavorato tanto sia come associazione, la nostra associazione sportiva, la BM Racing, sia con Claudio e Chiara della Rally Sport Evolution, per cercare di presentarsi alla Ronda Città dei Mille su un R5 che gli è arrivata in quest'ultimo anno a loro, e stiamo addirittura d'arrivo, penso proprio che ci presenteremo al via insieme al mio amico Federico a farci compagnia, a fare due risate tra i trasferimenti e gli ordini vari. Quindi a darle un po' di battaglia anche. Bello, bello, bello. E sarebbe la prima volta su un R5? Esatto, sì. Non sono ancora andato né a provarla né a fare abilitazione, robe varie, quindi si fa tutto in questi ultimi giorni prima della gara. Inizia già a pruderti il piede, di la verità. Non solo il piede, diciamo. direi proprio di sì, perché comunque l'R5, poi me lo confermerai tu Federico, è un'altra roba. È un aereo, diciamo. E per l'anno prossimo c'è già qualcosa, ancora essendo presto? Essendo comunque una cosa che io faccio secondariamente al mio lavoro, non ho progetti ancora per il prossimo anno, sicuramente vedrò di essere al via delle gare di casa e mi piacerebbe, se non subito il prossimo anno, magari in qualche anno futuro, fare un piccolo campionato di quelli un pochettino più corti. Però diciamo che è difficile programmarlo quando hai altri impegni e lasci questa passione secondariamente, diciamo. Certo. Quindi si vedrà piano piano. Il lavoro purtroppo per tutti implica un sacco di tempo, e quindi uno deve trovare i giusti equilibri lavoro e divertimento, perché è un divertimento, esatto. Chiaro, tutto. Chiaro. Si sponsor, un po' costoso, come dire, un discorso sponsor che è la cosa primaria, esatto. A trovare il tempo, sì, sì. Soldi, devono compaciare per riuscire a fare un campionato, ma anche per riuscire a fare comunque una, due, tre gare all'anno, gare spot, devono combaciare parecchie cose. Vabbè, in bocca al lupo ovviamente per il Città dei Mille e poi anche per l'anno prossimo. Federico, tu invece come finirai l'anno? Come finirai l'anno? Finirà con la Skoda R5 pronta al via con il Round Città dei Mille, in parte al fianco di Matteo sicuramente. Quindi bella battaglia, via. Sì, vabbè, più che battaglia. Parte di sicuro. E per i prossimi progetti, anni futuri, di sicuro le gare di casa molto probabilmente, cercheremo di fare qualche altra gara in giro, però bisognerà vedere nel tempo, giustamente trovare il paragone tra lavoro e hobby, certo. Che bisogna sempre cercare di, esatto, dare un po' più agio al lavoro che all'hobby. Ovvio. Quindi finiremo così l'anno con quindi la gara. Sai già quale la macchina, sai sempre già con la Skoda, sempre la Skoda della Meteor Sport. E che il navigatore è già lasciato. Navigatore sempre Moira. Okay. Quindi ci siamo trovati bene come navigatrice, e per la prima volta anche come nuova navigatrice, quindi ci siamo trovati benissimo. Poi lei in questi ultimi periodi ha accumulato un'ottima esperienza, sì, sì. Anche con Gian Domenico Basso. Sì, infatti. Quindi infatti ti può aiutare. L'obiettivo è trovare il navigatore che mi aiuta anche, quindi certo, ti fa imparare, sì, chiaramente. Sì, è sempre un'esperienza in più che serve, sicuramente. Okay. E in bocca al lupo, ovviamente. Grazie. Stessa domanda. Come finirai l'anno anche tu? Stessa risposta. Stessa risposta. Siete monotoni qua, questa ronda. Anche tu, Roncio, dai 1000? Sì, sì, già decisa? Io. O già anche la macchina, con chi correrai tutto quanto? Ah, probabilmente con sempre mio papà. Uh-huh. Su Fiesta VRC, probabilmente. Ah beh, però. Dal lato del navigatore, purtroppo. Torni a fare il navigatore. Magari ti gli dici di farti guidare nei trasferimenti. Magari, riusciamo. Meno provi anche, visto che c'è un bel giretto da fare. Vabbè, si può pensare. No, ma ancora niente di confermato. Uh-huh. E dopo, per l'anno prossimo, non ho la minima idea. Cioè, considerato che ho fatto la prima esperienza così su pista, piacerebbe provare qualcosa su strada per vedere la differenza. Eh beh, giusto. Quindi correre, pilotare tu, un rally vero, come dicono i piloti, non esatto. Un rally su pista, ma un rally insomma. Beh, tanto qua nella provincia in Bergamo ce ne sono parecchie di gare, c'è imbarazzo della scelta, per cui potrei solo scegliere una gara che non corre papà e poter o non fai correre papà e corri te, giustamente. Lancio la sfida al papà e anche, vediamo. Anche. Anche. No, però devo dire che esperienza in pista mi ha interessato, ma ha acceso una lampadina. Sì, magari qualche
qualche altra gara, pista, sì. Anche perché c'è Franciacorta, c'è Castelletti Branduzzo, ce ne sono varie. Beh, alla fine ce ne sono diverse, infatti sembrano pochi. Ma sembrava, un paio d'anni fa sembrava che volessero fare un campionato dedicato ai circuit, poi so che ha abortito, quindi non so come mai, non è andato a buon fine. Però no, potrebbe essere una... Sì. Diciamo qualcosa, anche perché purtroppo tante gare su strada stanno con queste problematiche di permessi e tutto, certo. Diventano un casino. E non, ahimè dico, vedo in un prossimo futuro che i rally saranno tanto su pista. Dico ahimè, perché io da purista, da rallista, vedo il rally sulla strada, non in pista. Cioè, bello a livello mediatico, a livello di pubblico, a livello di visibilità per gli sponsor, che sono quelli che ci permettono di correre, però correre in strada è un'altra cosa, c'ha un altro perché, che ti lascia qualcosa dentro, nel senso, corre tra un rail, tra gli alberi, così è un'adrenalina di un certo tipo. Corre su una pista larga 12 metri, bello, un po' monotono. Sì. Per chi è abituato a fare quell'altra roba, esatto. Lì, chiaramente. Se vedere 10.000 curve, ne abbiamo 5. Sì, esatto. È diverso. Direi che sì. Anche in pista, secondo me, si sminuisce un po' anche il lavoro del navigatore, perché essendo la classico della pista, dopo 4 volte che passi su il tracciato, hai capito, lo sai a memoria, certo. Cioè, quindi il navigatore potrebbe stare lì a messaggiare in macchina, chiaro. Che è la stessa cosa. Mentre è fondamentale invece in un rally, l'apporto del navigatore è determinante, cioè se lui sbaglia, come posso sbagliare io, può sbagliare lui, e andiamo tutti e due a muro, il finale è sempre lo stesso, certo. Si va sempre a muro, quindi è così. Io poi, come ripeto, io sono un rallista, diciamo, a 360 gradi, per cui non rally in pista non mi dicono, cioè non mi entusiasmano più, chiaro, di tanto. Chiaro. Eh beh, ma penso che sia così, poi magari i pistaioli ci diranno diranno la loro, va bene, okay. Però credo che siano male, certo. Come diceva appunto giustamente, ci sono 200 curve, lì ce ne sono 5, quindi è un po' diverso, sì. L'adrenalina, poi come ripeto è propedeutico, è istruttivo e aiuta a imparare a gestire meglio magari la macchina, per ragazzi più giovani, certo, per certo. Chi si approccia, per chi comincia, assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, questo è, prima di chiudere un consiglio, uno, se dovessi dare un consiglio appunto a giovani piloti, come allora, secondo il mio punto di vista, le gare, cioè, di cosa fare e cosa assolutamente non fare per quanto riguarda il discorso macchine, è a discrezione loro, ovviamente in base alle loro piacevolezza o meno di correre su una macchina, budget e via dicendo, che non voglio entrare in merito. Però io, il mio consiglio è di andare fuori provincia a correre, mm-hmm. Cioè, spostarsi dalle su gare strade non conosciute, prendere e dire ok, tanto uno dice ma ci vuole tanto tempo, ci vuole lo stesso tempo, perché uno magari in casa, perché è inutile dire ci sono le ricognizioni il giorno tale, quando uno in casa va quando gli capita, perché è così, e lo facciamo tutti, sì, così. Chi più chi meno, sì. Esatto, chi più chi meno, ma lo facciamo tutti. Prendere e andare a correre in Lazio, tu vai giù il martedì, fai quei 4 giorni lì, ti fai i tuoi 3, 4, 5 passaggi, perché secondo me i 3 passaggi per un ragazzo che sta imparando sono pochi. Il numero giusto per me è noto e corretto, è 3 passaggi. Sono 5 passaggi, che con 5 passaggi riesci a avere un quadro preciso della prova, e correre però fuori casa, dove non hai le pressioni di casa, gli amici, devi dimostrare, devi strafare, quindi poi fai tutto, l'errore, chiaro, e fai, e ti fai esperienza. Certo. Corri in strade che non conosci, per cui devi ascoltare le note. Corri in casa, su una Lembro Selvino, sfido chiunque di voi a andare senza note e con le note. Se cambia di 2 secondi il tempo, arrivare in alto, sì, cambia sì. Tanto. Sì, esatto. Quindi il navigatore può star su a dire le barzellette. Sì, sì, secondo me, meno male, se la conoscono a memoria, immagino. E ma anche su un prealpi o Robi, che le prove sono sempre sono quelle. Chiaro, cioè, chiaro, così. Chiaro, se invece vai e corri in Lazio, in Toscana, qualsiasi altra regione, se non ascolti il navigatore, ti va bene 3 curve, la quarta. La quarta, ops. Ops, arrivi lungo. Chiaro, esatto. Quindi secondo me è quello l'obiettivo.
Abbiamo pochissime, quindi ascoltate, mi raccomando, i consigli del Packer. Una gara fuori regione da fare nei prossimi anni. Domanda secca, perché abbiamo pochissimo tempo, vado a chiudere. Un sogno, cioè, se poteste decidere, farò quella gara lì, quale? Uno. Lì c'è il cassetto, aprite, esatto, il cassetto. Aprite il cassetto. Marco si metterà a ridere, ma il sogno penso per ogni rallista di razza, rally di Monte Carlo. Monte Carlo, okay. Rally di Monte Carlo. Per te, Federico? Beh, sicuramente una gara del mondiale, sicuramente. Qualsiasi, o ce n'è una in particolare? Beh, il Monte Carlo è una tra i tanti, però anche uno su neve o su terra dà anche la sua esperienza, anche lei. Quindi quella potrebbe essere il... Per te, Alberto? Ma anche se non c'entra molto con i rally, c'è la Dakar che mi interessa. Ah, quindi vedi, già qualcosa di diverso. È una gara anche legata non solo al discorso motoristico, ma anche di resistenza personale, fisica. Esatto. È una bella sfida. Ah, beh, altro che. Altro che. Nel 2019 Pacca farà Monte Carlo, nel 2020 farà la Dakar, okay? Con la PlayStation. Diciamo ad Angela, se tu preparati, farà la Dakar. Sì, sì, come no. Me la dà lei la Dakar. Te la dà direttamente tra il collo e tante Dakar, una dietro l'altra. Sì, sì. Vabbè, abbiamo chiuso con una battuta. Noi vi ringraziamo ancora per essere stato in studio con noi. In bocca al lupo ovviamente per i progetti futuri. Complimenti per la gara che avete fatto, per il Monzino. Grazie ancora a Matteo Brignoli. Grazie Matteo, a voi per essere stato con noi. Grazie a Federico Crippa. Grazie a voi, grazie dell'invito. E grazie ad Alberto Scanzi. Ah, grazie a voi. Grazie a voi. E mi raccomando, divertitevi a Salvino. Come sicuro, puoi dir giuro. È la prima regola. L'appuntamento è sempre il solito, la prossima settimana con Driver TV. Vi ricordiamo velocemente i nostri contatti, pagina Facebook Driver TV e canale YouTube, dove potete rivedere tutte quante le puntate, qualora non facciate in tempo a vederle il giovedì sera. Dal PAC e da Corrado, l'appuntamento è la prossima settimana. Ciao, grazie ciao. E buona serata.